Assolutamente. Beh, intanto io comunque ringrazio il relatore, col quale il confronto è stato ampio e sempre disponibile, e qualche cosa, seppure secondo noi in maniera insufficiente, ma questo non dipende dalla disponibilità del consigliere, ma dalla differenza di vedute, qualche cosa, qualche aspetto, secondo noi comunque troppo poco, è stato accolto. E questo dipende, secondo me, da una differenza di visione che abbiamo, perché alcuni termini usati sia dall'assessore che dal consigliere fanno vedere la differenza di approccio che c'è, e in particolare questo. E mi chiedo se tutta questa disponibilità al dialogo e tutta questa attenzione, da dove nascono però tutti i conflitti che ci sono spesso riguardo ai processi di valutazione di impatto ambientale quando ricadono sui territori. Perché? Perché vedo che si sottolinea che in questo procedimento di legge si assicurano dialogo con le imprese, si assicurano tempi perentori e certi, però ad esempio non si assicurano trasparenza e partecipazioni perentorie, ma si auspica, si scrive che ci sono degli strumenti, ma non sono così definiti e perentori. Si aspettano eventualmente delle direttive, non si accolgono alcuni aspetti che secondo noi erano importanti rispetto alla conferenza dei servizi, e quindi ci sono sicuramente le fasi di dialogo col mondo produttivo, è bene che ci siano, ma ci sono molto meno le fasi di dialogo e di ascolto e di concertazione con i cittadini. L'altro aspetto è questo, quello di alcuni termini che anche qui hanno sfaccettature, sfumature diverse, ma che secondo me sono importanti. L'assessore parlava di compatibilità della crescita. La norma in realtà parla di sviluppo sostenibile, anche qui sfumature importanti, perché crescita e sviluppo sono due considerazioni diverse. La crescita è legata ancora a un concetto di crescita del PIL, che vuol dire un certo tipo di crescita e di aggressione a risorse limitate, quali sono l'aria, l'acqua, la salute. Invece sviluppo, o comunque misurazione del benessere all'interno di una fascia di compatibilità, alcuni economisti la chiamano economia della ciambella, che dicono sotto un certo livello di benessere non si può scendere, ma attenzione, sopra un certo livello di consumo delle risorse, di aggressione del clima e dell'aria non si può salire. Ecco, queste sfumature ci fanno capire come spesso il rischio è che di questi temi non si abbia sempre abbastanza consapevolezza, tanto che l'assessore citava come aspetto positivo l'aumento delle richieste di valutazione di impatto ambientale. È vero, vuol dire che c'è una proposizione di imprese, ma c'è anche un aspetto di cui dobbiamo tenere conto, che sono gli impatti cumulativi, perché l'aumento di richieste di valutazione di impatto ambientale vuol dire anche che c'è un aumento di rischio di impatto ambientale. E noi vogliamo che nella norma su questo, e i cittadini di solito sono i più sensibili, ci sono anche imprese sensibili, però diciamo chi vive il territorio è quello che è ancora più sensibile al proprio territorio, e su questo secondo noi andava fatto e va fatto molto di più. Chiudo sottolineando cosa chiedevamo noi nel nostro ordine del giorno riguardo all'inchiesta pubblica. Noi chiediamo di, nella direttiva che la Giunta poi adotterà, speriamo entro 6 mesi, visto che l'emendamento non è passato, comunque spero che ci sia un'apertura, di favorire il coinvolgimento più largo possibile del pubblico, di mettere a disposizione tutta la documentazione, che l'inchiesta pubblica si svolga nei territori interessati, quindi se c'è un impianto che viene nel territorio di Piacenza, nel territorio di Rimini, che l'inchiesta pubblica non si svolga a Bologna, ma si svolga sul territorio, di garantire che la gestione dell'inchiesta sia trasparente e imparziale, e che chi la gestisce sia terzo rispetto al proponente, ma anche alla Regione, e sia tenuta magari anche da esperti in mediazione e in gestione del conflitto, perché spesso appunto la gestione delle valutazioni di impatto ambientali generano conflitti, e quindi servono anche esperti non solo nella tecnologia per valutare le migliori tecnologie utilizzate, ma anche di mediazione del conflitto, di assicurare che le conclusioni dell'inchiesta poi vengano recepite
all'interno della valutazione di impatto ambientale, tanto che nel rapporto finale dell'inchiesta pubblica si segua i punti dello studio di impatto ambientale, di modo che poi chi fa la via, la conferenza dei servizi, possa rispondere puntualmente ai dubbi sollevati nelle inchieste pubbliche. Quindi di garantire che nelle conclusioni dell'inchiesta queste vengano poi appunto recepite dalla conferenza dei servizi e da chi alla fine dovrà deliberare e decidere se quell'impianto è ambientalmente, socialmente e politicamente compatibile. Detto tutto questo, ringrazio comunque per la disponibilità, ma la nostra posizione non può che essere contraria. Grazie.